presidente. Thank you.
Il cazzo si è messo davanti di a farlo e si è messo. Yeah!
finisce sulla destra da porta di Pozzi, che rimette subito in blocco Zarantonelli, sbaglia Bortolin, la mette in mezzo. Che ha vinto la vittoria di Toscani per 6-5 sul campo di Merate. Torniamo in cronaca, di nuovo in attacco, non c'è fallo di Gavantini su. Poi calcio del Claudio, non c'è tiro dritto e c'è il fallo di Del Piero. Immediato, immediato la replica della futsal di Roma. Non può usare le mani Indio, questo è il motivo dell'intervento del fischietto. Del Piero! Ma poi si gira il capitano giallo-blu. 3:30 alla fine. Vinicinio, punto del Piero, calcia del Piero! 6-3 Milano! Ottimo il calcetto sul punto di Cardello. Contrattempo, ma la gestisce per Ceci. Baloira non passa, possibile ancora il 2 contro 1 da parte del Villorba che parte. La sgroppata e il raddoppio da parte di Del Piero. 2-0 del Futsal Villorba. 10 minuti e 12 Del Piero. Il raddoppio da parte della formazione ospite che per ora con il suo contropiede sta avendo ragione del Prato. Che manovra ma non sfonda. E Baloira. La difesa che va a spazzare, poi c'è Baloira, 46 secondi soltanto. Non filtra il pallone, porta vuota, prende la mira e gol mi sembra. Sì, esatto, c'è il gol del 5-1.
Gol del 5-1 del Villorba con 38 secondi da giocare, 38 secondi al termine, e complimenti al Villorba che fa sua una partita che ha giocato. Pallone per le vie centrali, non passa la chiusura di Avallone. Cercava l'imbucata adesso con due uomini in avanti. La giocata è di ottima fattura sulla sinistra. Imbucato Del Piero, trova il sinistro a incrociare. Nulla da fare per Gheorghita. 2-0.